Per passare ai numeri complessi e passare invece a un argomento un po' particolare, non so chi di voi li abbia mai sentito nominare, ma i numeri transfiniti, anche perché l'inventore, l'ideatore, lo scopritore, poi che vedremo come fare, c'è stato l'anniversario di poco tempo fa, un buon canto. Numeri. Cos'è un numero? In matematica un numero è un modo di esprimere una certa quantità, oppure una posizione, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, in un elenco. Non so perché non registro. Ma devo schiacciare io? No. Oppure il rapporto tra grandezze. L'importante, come si diceva a scuola, non confondere le mele con le pere, ma rapporto fra grandezze dello stesso tipo. Concetto di numero si perde nella notte dei tempi, quindi almeno più di 5.000 anni fa, che già gli assiri babilonesi poi li vedremo, ma è nato banalmente per contare. Agricoltori, pastori, eccetera, avevano le pecore, dovevano contare gli animali, quanti erano, eccetera. E quindi il concetto di numero per il conteggio non è altro che un'astrazione del concetto di quantità. Ed è una corrispondenza biunivoca, vuol dire che io corrispondo a lui e lui corrisponde a me, rapporto uno a uno, tra elementi di due insiemi distinti, vedremo dopo cosa vuol dire. I matematici, quando sono intervenuti, hanno razionalizzato la cosa, quindi hanno dato una definizione precisa che vi risparmio dei numeri, e hanno cominciato a dire i numeri sono questi, e nei numeri noi associamo delle operazioni numeriche, che sono una procedura, che poi uno impara a scuola e meno, che a partire da uno o più numeri mi fornisce un altro numero, oppure il numero stesso. Le operazioni fondamentali che noi studiamo, dette anche operazioni aritmetiche, e le sapete, almeno sono le famose quattro operazioni. Ce ne sono altre, ma noi parliamo di aritmetica normale, quindi addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Lo studio della proprietà di queste operazioni fa altro, sì, non sto guardando non so mai i colori se io li vedo bene, se si vedono neanche bene, fanno parte della cosiddetta aritmetica elementare. Esiste l'aritmetica superiore, eccetera. Diagramma di Venn. Adesso so che si studia insiemistica, ma il diagramma di Venn non è nient'altro che un insieme che rappresenta l'insieme dei numeri. Quindi si parte dall'insieme. Allora, aspetta un attimo. Ecco questo. Ecco qua. Dall'insieme dei numeri naturali. Li vedremo tutti, ma l'insieme dei numeri naturali, che è un sottoinsieme, quindi è contenuto all'interno dell'insieme dei numeri interi, che a sua volta è contenuto nell'insieme dei numeri razionali, che a sua volta è contenuto nell'insieme dei numeri reali, che a sua volta è contenuto nell'insieme dei numeri complessi. I numeri complessi sono quello che contiene a sua volta come sottoinsieme del sottoinsieme, quindi sono uno all'interno dell'altro, reali, razionali, interi, naturali. Cominciamo dai naturali. Allora, visto che si parlava già di... si blocca.
Questo matematico, seconda metà dell'Ottocento, visto che parlavo di invenzione scoperta, lui ha dato una definizione molto tranchant per i matematici. Dio fece i numeri interi, tutto il resto è invenzione dell'uomo. Kronecker, grande matematico, ha fatto parecchie cose, però non a livello elementare. Forse qualcuno di voi lo conosce per il delta di Kronecker, che si usa in fisica, in matematica, in chimica, che non è altro che una matrice tutti zero e all'uno sulla diagonale principale. Vabbè, non so se qualcuno l'ha mai sentito nominare, eccetera. Kronecker, per esempio, molti lo conoscono perché ha proposto un metodo per risolvere i sistemi di equazione, il metodo di Kronecker, che io ho visto che lo insegnano anche alle elementari. C'è una regola stranissima che si basa sulle matrici, per cui non sanno neanche cosa sono, ma la applicano, e all'interno c'è il delta di Kronecker. Ma lasciamo perdere su Kronecker. Kronecker è un balco, quindi è quello di. Ah, andiamo con la pagina, allora. Non con il mouse. Quindi, per lui Dio fece tutti i numeri naturali, tutto il resto è opera dell'uomo. Cosa sono i numeri naturali? Non è altro che l'insieme di. Ne esistono due definizioni, uno che contiene lo zero e uno che non lo contiene, si chiamerebbe n asteriscato, ma lasciamo perdere. Contiene anche lo zero, che è un numero importantissimo, vedremo. 0, 1, 2, 3, 4, che corrispondono quindi all'insieme di tutti i numeri interi non negativi. E i numeri naturali sono i primi che sono stati usati 6, 7, 8 mila anni fa, quando, ripeto, aveva necessità di scambiare le merci, scambiarsi le pecore, contare le pecore, per cui i numeri naturali, infatti n sta per naturale, sono quelli che si usano per contare gli animali, contare gli oggetti, i primi scoperti e i primi utilizzati, i più facili. E ovviamente i più intuitivi. Quindi l'operazione tra distinguere uno, nessuno e molti risuale già all'uomo primitivo. Tenete presente che esistono ancora alcune tribù, pochissime, ma almeno un paio, che contano uno, due, molti. Non vanno al di là, uno è in Amazzonia, l'altro non me lo Papua, ricordo, Papua in Nuova Guinea. Papua, per cui non arrivano concettualmente dopo il due. Un po' di più, insomma, ci arriviamo, ma stanno benissimo anche loro, forse, se hanno meno problemi. Stanno sulla retta dei numeri. 1, 2, 3, 4, gli manca lo 0, ma c'è anche lo 0. Cosa posso fare con i numeri naturali? Vado a vedere le operazioni fondamentali più meno per diviso che esistono. Cominciamo con l'addizione. L'addizione matematicamente è quello che si chiama un'operazione chiusa in n. Perché? Un numero naturale più un numero naturale mi dà un altro numero naturale, per cui è chiusa all'interno dell'insieme dei numeri naturali. La moltiplicazione uguale, operazione chiusa all'interno dei numeri naturali. La sottrazione no, non necessariamente. È un'operazione aperta all'interno dell'insieme dei numeri naturali. Posso sottrarre un numero piccolo da un numero grande, 5 meno 3 lo posso fare, ma non posso fare 3 meno 5. Nell'insieme dei numeri naturali non ha senso. Stessa cosa la divisione. La divisione è un'operazione aperta, non totalmente aperta, 6 diviso 2 lo faccio, ma 5 diviso 2 nell'insieme dei numeri non naturali non lo posso fare. Tavoletta assiro-babilonese,
Gli Assiri babilonesi, tra l'altro, erano un po' più avanti e usavano la notazione sessagesimale. Vi siete mai chiesti perché gli angoli, un angolo sono 360 gradi? Perché 360? Retaggio degli Assiri babilonesi, perché loro contavano in sistemi dodicimali e col 60, a cui avevano dato un nome particolare. Le ore, un giorno è di 24 ore, ma perché 24 e non 10, che è più facile per noi? No, è più facile, era più facile per loro. Sembrerebbe la base 12 che derivi dal, perché loro, sembrerebbe così da documenti che sono quelli, i famosi caratteri cuneiformi che facevano con un cubetto di legno, che contassero utilizzando le mani, ma non uno, due, tre. Ci sono tre falangi, 3, 6, 9, 12, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Quindi la base 12, che tra l'altro permette di essere, il 12 è divisibile per 6, per 4, per 3, per 2. Il 10 è divisibile per 5 e per 2, un po' meno. Se vi ricordate, tanti e tanti anni fa, gli inglesi usavano le scelline, i pen, che non ho mai capito, ma basavano tutto sul 12 perché era più facile, non c'era una 10, ma c'era 1, 3, 3, poi ne valeva casino. Comunque, già in questa tavoletta babilonese, tavoletta di Plimpton, Plimpton è il proprietario della tavoletta, è un inglese ricco che l'ha presa, l'ha ereditata, in cui ci sono i numeri da 1 a 15, 1, il 2, il 3, il 4, lo conosco, il 5, il 6 e gli altri, quindi li usavano già, facevano ben altro i babilonesi. Lo step successivo, quindi abbiamo visto i numeri naturali, passiamo ai numeri interi. Cosa sono i numeri interi? Sono semplicemente i numeri naturali a cui io aggiungo i numeri interi negativi. Quindi da meno 1, meno 2, meno 3, eccetera, eccetera. L'insieme dei numeri interi si chiama zeta, e questo perché dal tedesco zahl, fare di conto, perché i numeri interi servono a fare di conto. Lo vedremo. Questo signore, che è stato uno dei matematici rabbino indiano dell'India, no, d'America, più importanti matematico astronomo, è uno di quelli a cui si attribuisce non probabilmente l'invenzione dello zero, che è un numero fondamentale. Voi provate a fare i conti con i numeri romani, a fare una banale somma con i numeri romani. Io non so come facessero i romani. Senz'altro non è così facile. Viceversa, con i numeri arabi, che chiamiamo arabi, ma derivano dall'India, e quindi gli indiani, gli arabi e poi gli europei, grazie a questo signore, 1200 ha introdotto l'algebra, ha introdotto il fare i conti come li facciamo adesso in italiano, Fibonacci, perché era un figlio di mercanti, è andato a studiare nei paesi arabi perché suo padre mercanteggiava, e i numeri servivano per fare i conti, sia per quanta merce ho, quanto mi paghi, i famosi cambi di valuta. Quindi il Brahmagupta, spero che si pronunci così, eniciò, siamo nel 600, non 1600, dopo Cristo, ma nel 600, quando parliamo di 1600 anni fa, cominciò, e ci sono ancora gli scritti, a enunciare le regole dell'aritmetica sui numeri negativi e sullo zero, e sono abbastanza vicine al modo di ragionare moderno. In Occidente, arrivarono nel XV secolo, in parte grazie a Fibonacci e poi altri, però erano visti
semplicemente come opzione di calcolo, modo per fare i calcoli. Meno 10 voleva dire che tu hai un debito, mi devi 10. Come solo espediente di calcolo, ma non avevano delle regole matematiche e non erano proprio considerati dei numeri. Ci pensò questo signore, che dovremmo conoscere tutti, il buon vecchio Newton, che è stato uno dei giganti della matematica e della fisica. Ricordo sempre il buon vecchio Einstein, che è stato, dice, io ho visto lontano perché ho potuto salire sulle spalle dei giganti, e si riferiva a Newton in particolare. Quindi Newton, che tra l'altro era il sovrintendente della zecca di Stato a Londra, per cui i conti li doveva saper far bene, perché là si sbagliava una volta sola, che poi facevano in fretta. Comunque pubblicò, tra le altre cose, quindi l'aritmetica universale, in cui cominciò a dare le basi al sistema di calcolo dei numeri. In particolare, regole sull'uso dei segni. Bisogna dire che però il numero negativo ha sempre lasciato un po' perplesso, soprattutto il famoso impariamo a scuola, meno per meno fa più. Ma perché? Non c'era una spiegazione logica. Le spiegazioni che si davano è così. A scuola io l'ho imparato, è così, prendilo. Io invece ve lo spiego. Questo perché? Perché meno per meno fa più. Che cosa fa la matematica? Parliamo di algebra. L'algebra non è fare i conti li fanno i ragionieri, non li fanno i matematici. I matematici fanno altro. Quindi l'algebra, come dice, non è contare le lattine di birra, ma si occupa di quello che si chiama struttura algebrica. Quindi l'algebra è una struttura, ma che cos'è una struttura? È un insieme. Abbiamo visto il diagramma di Venn. È un insieme non vuoto, se no non faccio niente, su cui definisco delle leggi di composizione interna. Quindi, detto banalmente, struttura algebrica poi verrà evoluta grazie a dei matematici, Abel e il francese, quando viene in mente lo dico, in quella che si chiama gruppi, teoria dei gruppi, ma eccetera. Struttura algebrica fondamentalmente è un insieme con all'interno delle operazioni. Le operazioni che tutti a scuola hanno imparato, proprietà commutativa, A per B è uguale B per A. E questo è vero nell'algebra che impariamo, l'algebra elementare. Ci sono algebre in cui la proprietà commutativa non vale, ma non ci interessa. La proprietà associativa, quindi metto le parentesi, quindi associativa sul più, che faccia prima le parentesi in un modo o nell'altro, il risultato non deve cambiare. Stessa cosa per la moltiplicazione. L'esistenza di quello che in algebra si chiama l'elemento neutro, che è l'1, moltiplico un elemento per 1, ottengo l'elemento stesso, e l'elemento di quello che tecnicamente si chiama l'elemento assorbente, lo 0. Parliamo di struttura algebrica, quindi di numeri, è quel numero che moltiplicato per un altro numero mi dà lo 0, 0. L'ultima proprietà che includiamo è la proprietà distributiva della moltiplicazione. Quindi A per B più C, sapete che non è che posso togliere le parentesi, perché se tolgo banalmente le parentesi il risultato è diverso, ma per togliere le parentesi la proprietà distributiva mi permette, faccio la moltiplicazione per ogni elemento all'interno della parentesi. Allora, questo per inciso, dato che vale la proprietà commutativa, quindi A per B è uguale a B per A, questa struttura o questo gruppo si chiama gruppo abeliano. Ve lo butto lì, imparatelo, da Abel, matematico norvegese. Gruppo abeliano, gruppo commutativo. Allora, partiamo
Se ci ricordiamo, elemento assorbente o 0, A per 0, 0, 0 per 0, 0. La proprietà distributiva della moltiplicazione, facciamo un conto banale, meno 5 per 3 più meno 3. Faccio la proprietà distributiva, quindi faccio prima i conti dentro la parentesi. Più 3 meno 3 lo so fare, mi fa 0, e quindi meno 5 per 0, che sia meno 5 più 5 non mi interessa, 0 è l'elemento assorbente, mi fa 0. Boh, risultato è 0. Applico la proprietà distributiva, quindi invece di fare i conti nella parentesi moltiplico, quindi arrivo a meno 5 per 3, meno 5 per meno 3, vado avanti, meno 5 per 3 so che fa, meno per più, questo è chiaro, fa meno 15, non credo che debba spiegarlo perché la moltiplicazione non è il dato che la somma ripetuta, quindi meno 5 per 3 vuol dire fare meno 5, meno 5, meno 5 tre volte, e quindi so che è negativo. Per qualcosa, meno 5 per meno 3 non so quanto fa, non lo so ancora. Beh, visto che valgono le proprietà, i risultati devono essere assolutamente uguali, per cui ottengo 0 qua, ottengo 0 anche qua. E quindi, qual è quel numero che qua ha segnato come punto di domanda, eccetera, che sommato a meno 15 fa 0? È più 15. Ecco che meno 15 per più 15 fa 0, e quindi ecco perché meno per meno fa più. Non posso usare la proprietà, la somma, non posso fare meno 5 meno 3 volte, non esiste. Allora, numeri interi estendono la retta dei numeri naturali, quindi i numeri naturali abbiamo visto che sono tutto questo, i numeri interi aggiungono anche la parte sinistra. A questo punto le operazioni, vado un po' più rapido, addizione, moltiplicazione, abbiamo visto che erano già chiusi, beh, con l'introduzione dei numeri interi rendo chiusa anche la sottrazione, perché posso sottrarre un numero grande da un numero piccolo, ottengo un numero negativo. Mi resta fuori sempre la divisione, perché 5 diviso 2 anche nei numeri interi non lo posso fare, sono interi. Step successivo, numeri razionali. Cosa sono? Numeri razionali sono tanto quei numeri ottenuti dal rapporto tra altri due numeri, quindi le famose frazioni. Infatti Q sta per quoziente, per quello. 2 nel sistema dei numeri razionali lo vedo come 2 diviso 1, è un numero razionale. L'importante è che il denominatore non sia 0, perché la divisione per 0 non ha senso in matematica. Quindi si chiama Q per quoziente. I numeri razionali positivi, dopo i numeri naturali, sono stati tra i primi a essere riconosciuti. Li conoscevano gli antichi egizi, li usavano i babilonesi e li usavano gli antichi greci. Il famoso rapporto numerico, Pitagora, Pitagorici, quando Pitagora quando ha fatto i suoi lavori sulla musica, prende una corda, dà un suono, la divido a metà, quindi a un mezzo ottengo un suono che è un'ottava do, che è un'ottava sopra, quindi parto dal do, ottengo il do superiore, eccetera. Quindi per loro tutto il mondo era pensato come rapporto tra i numeri razionali. Purtroppo per loro, uno di loro ha scoperto che la radice di 2, che è semplicemente la diagonale del quadrato, prendo un quadrato di lato 1, quanto misura la diagonale? La diagonale è un numero irrazionale. È crollato, non lo posso esprimere come rapporto tra due numeri.
È crollato il mondo, tant'è vero che si narra la leggenda che il discepolo di Pitagora, che scoprì la non razionalità o la irrazionalità della radice di 2, fece una brutta fine, venne ucciso dai pitagorici perché non doveva divulgare questo problema quindi. Numeri razionali sono stati introdotti prima dei numeri reali. I numeri reali non li abbiamo ancora visti, sono ancora l'insieme più grosso. Quindi aumento la retta mettendo anche tutte le frazioni possibili immaginabili dentro. A questo punto, guardate, avevamo visto che fino a qua funzionava tutto con i numeri interi, con i numeri razionali. Anche la divisione diventa chiusa perché è proprio un rapporto. 5 diviso 2 fa 5 mezzi, che è un numero razionale, poi lo voglio esprimere, sarà 2,5, ma quindi abbiamo chiuso le quattro operazioni con i numeri razionali, includendo, ripeto, le quattro operazioni chiuse. Beh, si è andato avanti. Numeri reali. Sono i numeri reali, li studiamo a scuola sempre anche all'elementare, magari non li chiamiamo reali, ma non sono nient'altro quei numeri che sono sviluppati con le virgole. Le virgole, le cifre dopo la virgola possono essere numero finito o numero infinito. Radice di 2, pi greca, 3, 14, 15, eccetera. Siamo arrivati a qualche miliardo di cifre. E si conferma sempre che non è un numero periodico, ma c'è la nostra dimostrazione, quindi andiamo a occupare tutta la retta, quindi altri numeri, c'è la e, il pi greco, eccetera, la radice di 2. Quindi i numeri reali possono essere positivi, negativi, nulli. Includono i numeri interi, includono i numeri razionali, d'altronde lo vediamo anche qua. Numeri reali, non è che solo questo contiene anche questo, contiene l'interno, quindi contiene i numeri interi, contiene i numeri razionali, contiene, lo vedremo dopo cos'è, i numeri irrazionali algebrici, parolona, radice di 2, vedremo poi perché è razionale algebrico, e i numeri trascendenti. Numeri trascendenti, pi greco ed e. Vedremo dopo, slide dopo, cosa vuol dire questa definizione. Numero reale, ripeto, ha uno sviluppo decimale finito e periodico. Un terzo è un numero razionale. Se lo voglio tradurre come numero reale, sarà 0,3 periodico. Ripeto sempre che la scoperta dell'irrazionalità di 2 ha distrutto tutto il mondo che i pitagorici si erano. Per cui per loro. Tutte le cose nell'universo si basavano su rapporti tra numeri. Ok. Abbiamo parlato numero irrazionale. È, banalmente in matematica, è un numero reale che non è un numero razionale. Quindi non è un numero che possa esprimere come rapporto tra frazioni. Radice di 2, non riesco a scrivere che è uguale, ci posso avvicinare, ma non sarà mai coincidente. Quindi il numero irrazionale è un numero che non posso scomporre o non posso tradurre come rapporto tra frazioni. Numero algebrico, l'avete visto prima, gli irrazionali algebrici, è un numero reale, non fatevi confondere, sembra una cosa, è un'equazione qualunque. Di grado n, quindi avrà i vari coefficienti con le incognite elevato a grado n, può essere terzo, quarto, quinto, diciottesimo grado. Allora, un numero algebrico è un numero che è una soluzione di un'equazione algebrica. Questa è la definizione matematica. Mi faccio la mia equazione, se quel numero è soluzione di quell'equazione, è un numero algebrico. Radice di 2 è un numero
irrazionale, perché non lo posso mettere come rapporti, ma è un numero algebrico. Ma perché? L'equazione è questa: x al quadrato è uguale a 2, x è uguale a radice più o meno, va bene, radice di 2. Quindi è soluzione di quell'equazione, per cui è un numero algebrico. Ho parlato di numero trascendente. Cos'è un numero trascendente? È un numero irrazionale, quindi anche lui, se fosse razionale, non sarebbe trascendente. È un numero irrazionale che non è soluzione di un'equazione. Quindi scrivi qualunque equazione, numero trascendente, proprio nel concetto che trascende l'algebra, non è soluzione di un'equazione di quel tipo. Quali sono? Sono infiniti, esempio e pi greco, e elevato alla pi greco, radice di 2 elevato a radice di 2, mentre radice di 2 è un numero algebrico, 2 elevato a radice di 2 è un numero trascendente. Le funzioni, per chi le ha fatte, le funzioni trigonometriche, seno, coseno, eccetera, tranne casi particolari, il seno di 0 vale 1, va bene, allora 1 è una soluzione, ma in generale non lo sono. I logaritmi, va bene. Dice, radice di 2 è un numero irrazionale. Vabbè, faccio la dimostrazione, è banale. Questa dimostrazione ha circa 1500 anni, 1600, perché è quella che usavano i pitagorici. Ed è stato sconvolto. Tiene presente loro e dice: mi faccio un quadrato, come dice il cerchio, pi greco da dove salta fuori, ma semplicemente dice: io mi costruisco un cerchio, ho la misura del mio diametro, quante volte vale il diametro rispetto a, scusa, quante volte vale la circonferenza rispetto al diametro? Hanno cercato di misurarla. Quante volte hanno scoperto, e chi l'ha scoperto? Un italiano, siracusano, che c'era di Siracusa, che lavorava con gli specchi, Archimede. Archimede. Archimede ha fatto la prima misura precisa del pi greco, 3,14, facendo, non mi interessa come, e quindi anche per loro quel numero però lo approssimavano a delle frazioni, perché gli tornava comodo. Però radice di 2, ho un quadrato, lato 1, dice quante volte vale il lato, la mia diagonale. E qua gli è cascato tutto il sistema, no? Allora, teniamo presente, numero naturale moltiplicato per 2 è un numero pari. Questo per definizione, un numero pari è un numero che è divisibile per 2. Di conseguenza, un numero pari lo posso rappresentare come 2 volte un altro numero. Il quadrato di un numero pari è anch'esso un numero pari. Banalmente, questo è il mio quadrato, sarà 4 volte, per cui ben venga, è divisibile per 2. Allora, la dimostrazione greca, ripeto, ha 1600 anni, quindi non è una roba. Ragionavano per assurdo, dico. Consideriamo che radice di 2 sia razionale. E quindi dico che radice di 2 sarà numero razionale m su n. Andiamo avanti. Chiaramente m su n non possono essere entrambi pari. Se fossero pari, divido per 2, continuo a dividere per 2, finché arrivo a qualcosa che non posso più dividere tra di loro. Elevo al quadrato. Quindi 2 uguale. Sembra complicato, ma ripeto, ha 1600 anni la dimostrazione. È semplice. Quindi elevo al quadrato e a questo punto dico che m al quadrato è uguale a 2 per n al quadro. Visto questo punto, m quadro è un numero pari, perché è divisibile per 2, quindi anche m è un numero pari. Bene. Se è un numero pari, lo posso scrivere come 2 volte qualcos'altro, che non mi interessa cosa sia, ma senz'altro 2 volte. Elevo al quadrato
Quindi m quadro uguale a questo. Cosa faccio? Prendo questa espressione, la metto qua e quindi dico che 4k quadro uguale 2, divido il 2 e salta fuori che n quadro è 2 volte k quadro. Cosa sia k non mi interessa, ma vale questa, n quadro è divisibile per 2 e quindi anche n è un numero pari. Quindi sono partito dall'ipotesi che è un numero razionale, divisibile tra loro non pari entrambe, e dimostro che m pari e n pari, non va bene. Quindi l'ipotesi di partenza che radice di 2 è razionale non è vero, è falsa. Questa è la dimostrazione, è la dimostrazione per assurdo. Faccio un'ipotesi, faccio i miei calcoli, ne vedo le conseguenze, arriva un assurdo, per cui devo negare l'ipotesi iniziale. Quindi radice 2 non è un numero razionale, ma è un numero irrazionale. E fin qua dovremmo aver finito la matematica che si è fatta il liceo anche. Più avanti non credo che si vada, almeno con la parte numerica, si andrà avanti con altre funzioni, eccetera. Arrivo all'ultima parte del diagramma di Venn, numeri complessi. Non so se qualcuno li ha fatti, eccetera, ma cos'è un numero complesso? Un numero complesso è banalmente un numero espresso come x, che è un numero reale, più i, e vedremo cos'è i, y. Quindi 5 più 3i è un numero complesso. Radice di 2 più pi greco i è un numero complesso. Quello che rende un numero complesso è questa i, che è l'unità immaginaria. Che cos'è? Per definizione, l'unità immaginaria è quel numero che elevato al quadrato mi dà meno 1. Quindi i al quadrato è uguale a meno 1. Ti vedo scettico, ma questa è la definizione No, dell'unità immaginaria. Tra pensavo a l'altro. quanta gente poteva truffare nei suoi conti se avesse saputo queste Questa cosa qua. informazioni. Porca miseria. Non lo sapevi, Elice? Gode della proprietà è ciclica, vedete che l'i normale è più o meno radice di meno 1, ma questa è la definizione, al cubo fa meno i, al quarto fa più 1, al quinto torna qua, al sesto, al settimo, all'ottavo, nono, eccetera, eccetera. Nel campo dei numeri complessi, quindi, ci sono le classiche operazioni che faccio aritmetica. Esiste la somma, adesso ve la butto lì, ma è inutile la sottrazione. Posso fare la moltiplicazione, posso fare anche la divisione tra numeri complessi. Se mi interessa, questi sono i risultati che si ottengono. Posso fare le potenze, posso fare le radici. Se vi interessa, ho portato dietro qua. Elementi di algebra complessa, si fanno integrali, si fa di tutto e di più, funzioni, si studiano le funzioni nei numeri complessi. Dice, ma cosa serve? Ci avete il cellulare? Lavorate col conto in banca? Col cellulare? Ringraziate il teorema di Riemann, su cui si ba- l'ipotesi di Riemann, su cui si basano i sistemi di criptazione. Sono codificati grazie a questo, quindi serve anche ogni tanto la matematica. Allora, il campo dei numeri complessi estende, questa è la bellezza dei numeri complessi, a C, quindi all'insieme dei numeri complessi, il dominio di tutte, il dominio di esistenza a tutte le funzioni. Logaritmi, l'hai già fatti? Studierai. I logaritmi non esistono logaritmi per i numeri negativi. Questo è quello che si studia. Non è vero.
Nel campo dei numeri complessi esistono i logaritmi dei numeri negativi, esistono le radici pari, quindi la radice quadrata di un numero negativo, ne abbiamo qua un esempio, è i, bene, eccetera. Allora, abbiamo visto che i numeri reali sono rappresentati da questa retta, in cui c'è dentro tutto. Ma come si rappresentano i numeri complessi? E dove li metto? Ci ha pensato questo signore che definivano, allora, la matematica è la regina di tutte le scienze e Gauss è il re della matematica. Gauss è stato il più grande matematico che è esistito sulla faccia della Terra. Tutti quelli che gli scrivevano e lui rispondeva, quindi siamo a cavallo dell'Ottocento, dice sì, guarda, l'ho già studiata 30 anni fa. Lui non pubblicava, pubblicava pochissimo, però gli ha lasciato un sacco di scritti che stanno studiando ancora adesso. Per cui ha studiato di tutto e di più. Chi ha fatto fisica conoscerà il teorema di Gauss perché si è occupato di campo magnetico, è stato un geografo nel senso la misurazione della Terra, ha fatto di tutto e di più. Algebra complessa. Riemann, vi ho detto, quello del teorema è stato suo allievo. E lui ha ideato assieme a Argand, che l'ha fatto prima, ma lui l'ha modellizzato, i numeri complessi invece sulla retta li rappresento su un piano. Due dimensioni, quindi vi ho detto che 5 più 3i, eccolo qua, no, facciamo 2 più 3i, questo è il numero 2, questa è la parte immaginaria 3, questo è punto, quindi ho riempito non la retta, ma sono passato a due dimensioni. Numeri complessi, ma perché cacchio parliamo di numeri complessi? Beh, i numeri complessi sono nati in Italia. Uno dei problemi che i matematici avevano, qua siamo nel 400-500, era le equazioni. Vogliamo risolvere, trovare un metodo per risolvere le equazioni. Equazioni, ci arriviamo, allora. Numeri complessi, quindi, nati formalmente nel 1500 in Italia, perché c'era una grande scuola di algebra in Italia, Padova, Firenze, Tartaglia è uno e gli altri, e risolvendo le equazioni saltavano fuori delle radici negative che non sapevano come trattare, perché non esistevano il concetto di numero, però li usavano un po' come numeri negativi, come artifici, avevano trovato un trucchetto per sistemarli, perché per fortuna alcune cose si eliminavano tra di loro, però era un famoso barbartrucco, non aveva ancora un'applicazione, non avevano ancora una definizione precisa in matematica. Gli venne data, quindi, da De Moivre, Eulero, che è stato un altro grandissimo matematico, e Gauss, gli hanno cominciato a dare una base teorica ai numeri complessi. Prima dice è la chiave inglese per risolvere alcune cose, per svitare le eventi. Parlavo che equazioni, equazioni di primo grado, banale, ho un'incognita, come faccio a risolverlo? Comperato 3 kg di pere a 1 euro al chilo, quanto ho speso? Equazione di primo grado, la risolve la massaia, non c'è problema. Equazione di secondo grado, e dice, che complicato, no, gli antichi babilonesi risolvevano già le equazioni di secondo grado, non con le formule perché non avevano questo, usavano dei metodi geometrici, ma risolvevano le equazioni di secondo grado. Quella è la formula che, almeno le medie forse no, ma le superiori si fanno. Dovremmo ricordarcela tu, meno b più meno b quadro meno 4ac che è il determinante, eccetera, eccetera. C'è una formuletta. E studiamo tutti che se il numero sotto parentesi è negativo, l'equazione non ha soluzione. È vero, ma nel campo reale, nel campo complesso. Beh,
1, 2, dopo il 2 c'è il 3. Come si fanno a risolvere l'equazione di terzo grado? Quella è l'equazione di terzo grado. Ve la butto lì, ma la formula è abbastanza complicata. C'è una formula risolutiva che contiene le radici cubiche. Vedete che ci sono A e B che sono questi termini, ma poi c'è la Q e la P che sono abbastanza complicate. Comunque, la formula risolutiva, non è che interessi quale sia, l'ha ricavata gli italiani, i famosi Tartaglia, Bombelli e altri. Problema che, risolvendo da quell'equazione, prendo questa. Qual è la soluzione? Ve lo dico già io, 4. 4 al cubo fa 64, 4 per 4 16, 16 per 4 fa 64, meno 15 per 4 fa 60, quindi 64 fa 4, meno 4 fa 0, 4 è una soluzione, ve lo dico già io. Beh, se applico la formula risolutiva, quello che trovo è una cosa di questo genere. 121 è 11 al quadrato, loro la scrivono, quindi tolgo meno 1, e qua cominciavano i problemi. Dico, ma radice di meno 1 come la tratto? Non lo so trattare. Allora, finché è arrivato un certo Bombelli che, facendo delle manipolazioni che vi risparmio, questa equazione la posso scomporre, razionalizzare finché arrivo qua. Che guarda caso c'è più 1 meno 1, sotto radice, li semplifico, ecco, finalmente fa 4, ci sono arrivato. Ma i numeri complessi, che all'epoca non si chiamavano numeri immaginari, sono nati da lì, Italia 1500, per risolvere quell'equazione di terzo grado. Beh, 1, 2, 3, passiamo al quarto. Questo matematico non è un prete, fa parte, anche se sembra, faceva parte di una confraternita ed era discepolo di Tartaglia. Ha trovato, 1545, la formula risolutiva dell'equazione di quarto grado. Ve la risparmio. E dopo il 4 viene il 5. Hanno cercato per due secoli di trovare la soluzione dell'equazione di quinto grado. Non ci sono riusciti, finché Ruffini, un italiano, e il famoso Abel, che vi ho detto, dei gruppi abeliani, morto giovanissimo e morto di fame, nel vero senso della parola, quando è morto all'università gli ha proposto la cattedra, e ormai è stato uno dei grandi geni norvegese. Comunque, loro due hanno dimostrato quello che si chiama teorema di Abel-Ruffini, che non esiste, quindi è inutile che la cercate perché non c'è, non esiste una formula risolutiva generale, casi semplici li posso fare, casi banali, ma non esiste una formula generale risolutiva per le equazioni dal quinto grado in su, non c'è, l'hanno dimostrato. Un piccolo addendum sulle equazioni. Abbiamo parlato delle equazioni. Questa è la formula che dicevo prima, no? È una formula generale di un'equazione, grado n. Sempre questo signore ha dimostrato, tra l'altro gli è piaciuto talmente tanto che ha messo tutta la vita, ha tirato fuori decine di dimostrazioni diverse di quelle che lui chiama teorema fondamentale dell'algebra, Gauss, che praticamente cosa dice? Dato un'equazione di grado n, n razionale, ha n soluzioni. Quindi un'equazione di 18° grado ha 18 soluzioni nel campo complesso, eventualmente. Quindi, come vi dicevo, nella radice quadrata del secondo grado, se quella è negativo, non ha soluzioni. È vero, non ha soluzioni nel campo reale.
a soluzioni nel campo complesse. È di secondo grado, ha due soluzioni. Non ce ne sono tre, due. Faccio un esempio. X alla n uguale a 1. È un'equazione. Quali sono le soluzioni? Ve le mostro lì. 3, 4, 7, 9. I cerchietti sono i punti nel piano complesso che sono soluzioni, adesso lo vedremo ancora meglio, sono soluzioni di quell'equazione di grado n. Quindi, come vedete, è facile quarto grado, più 1 è soluzione, 1 alla quarta fa 1, meno 1, meno 1 alla quarta fa più 1, più i alla quarta fa più 1, meno i alla quarta fa più 1. Ecco le quattro soluzioni. Le altre, come vedete, sono un pochettino più complicate. Comunque, equazioni di nono grado sono 9 soluzioni. Contengono seno, coseno, ma se uno vuole mettersi, prende questo, lo eleva alla nona, dopo 2 giorni e mezzo di calcoli troverà un risultato sbagliato perché avrà perso qualche pezzo per strada, ma fa 9, fa 1. Per correggerla, perché beh, sì, infatti, ho detto fa 9, no? È l'ultimo su numeri complessi, poi avremo 5 minuti sul resto. E qua non mi sono. Posso non accennare alla formula del signore Eulero, quell'altro grandissimo matematico che ne ha fatte di tutte e di più, e che definito da Feynman, premio Nobel per la fisica, la formula più bella della matematica. Ecco. E, numero di Nepero, che è stato tirato fuori da Bernoulli per fare i conti sulle assicurazioni. No, chiedo scusa, non sulle assicurazioni, ma sugli interessi. Gli interessi dei composti, quindi. Lui era interessato, era svizzero, non per niente, le banche. Dice, ma se la banca mi paga gli interessi una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, una volta ogni 3 mesi, una volta al mese, una volta al minuto, quanto guadagno? Ha fatto i conti e è saltato fuori il numero E di Eulero. Si chiama E di Eulero. Ma comunque, E elevato alla I pi greco più 1 uguale 0. C'è dentro lo 0. C'è dentro l'1, l'unità. E, I pi greco, i numeri. E salta fuori dappertutto. Pi greco, in tutte le formule che voi andate a vedere, scoprite, salta fuori pi greco. Quindi è un'invenzione? No, direi che è una scoperta. In natura esiste. Tant'è vero che qualcuno se l'ha esagerato, però. Un lavoro per 0. Per secondo me un numero di 20 metri. 0. No, comunque è una formula concisa, bellissima. Che significa che E elevato a pi greco è a meno 1. Esatto. Infatti a volte lo scrivono così, a volte la scrivono così, ma portando l'uno di lì è più bella perché c'hai l'uno e lo zero. Però a volte sì, e elevato alla i pi greco uguale a meno 1. Anche a di là c'è più 1, sì. Quindi per arrivare a 0 non è che ci guardi. Adesso parliamo invece di una cosa che nessuno di voi credo abbia fatto, a meno che qualcuno non abbia fatto matematica all'università, ma l'infinito. Non conoscere tutti quella è in bianco e nero, poi già nell'Ottocento l'avevano dipinta, quindi Flammarion, che è stato uno che sono famosissime le sue immagini delle costellazioni. È un noto terrapiattista, guardate. Probabilmente. È il pellegrino che arriva al confine dell'universo, al confine del mondo conosciuto, guarda al di là perché vuole vedere
le macchine che muovono tutto il firmamento. Quindi ha scoperto cosa c'è di là. E io ve lo chiedo, cosa c'è oltre? Abbiamo visto naturali, interi, razionali, reali, complessi. Cosa c'è oltre di questo? Allora, Stavo capiendo di questo. questo è stato un altro grandissimo matematico dell'Ottocento, a cavallo, David Hilbert, personaggio singolare, donnaiolo, non era sposato, donnaiolo, non gliene fregava niente del consenso, siamo in Germania, fine dell'Ottocento, non gliene fregava niente quindi autorità, niente. Usciva a bere con i suoi studenti, ubriacarsi di birra, eccetera, per cui è stato un enorme e grandissimo matematico, no? Pieno di aneddoti, mangiava al ristorante, si faceva prestare la boa distrutto dalle signore che diceva che aveva freddo. Non so se si senta. Via Dussen, via Dussen. Questa è la sua voce, perché è registrata. Tu Via, personalmente sì. Sì. Wir müssen wissen, wir werden wissen. Che vuol dire dobbiamo sapere, sapremo. Perché aveva iniziato a buttare. La matematica ha una grossa struttura che lui diceva si basa su piedi di argilla. Dobbiamo rendere questi piedi saldi, forti, incrollabili. Per cui, assieme ai suoi colleghi e ai suoi studenti, stava cominciando a mettere le basi razionali in matematica. Sapete che in matematica si dimostra tutto. Non so se ne parlavo qua l'altra volta. C'è Russell che ha dimostrato che 1 più 1 fa 2, la dimostrazione di 80 passapagine. Ho tentato di leggerla, poi. Trove balle, però c'è la dimostrazione rigorosa. Russell è stato un matematico logico, quindi stava impostando le basi del sistema matematico per dare delle basi solide razionali. Quindi la definizione di numero, definizione, si parte dalle basi in modo da andare. Tra l'altro, era il classico insegnante con la testa fra le nuvole. Riemann è stato suo studente, eh? E quell'ipotesi di Riemann, infatti si chiama ipotesi perché non sono ancora passati quasi 200 anni, non sono ancora riusciti a dimostrarlo, però, ripeto, sull'ipotesi Riemann si basa i sistemi di crittografia della NASA, dell'FBI, delle banche, eccetera. Lavora sui numeri primi, ma niente. Un suo studente che gli aveva portato una detto, ho risolto, ho trovato la dimostrazione di Riemann. Lui l'ha letta e è rimasto impressionato perché conteneva delle cose notevolissime per uno studente, però ha trovato un errore che l'ha invalidata. Però Hilbert è rimasto talmente impressionato da questo studente che lo voleva. Purtroppo lo studente è morto giovane. E hanno invitato Hilbert al funerale e lui è andato e ha fatto l'elogio funebre, raccontando, quindi, ombrello, stavano calando giù la bara, pioveva che Dio mandava, e dice, lui sperava che la linea guida della dimostrazione sarebbe stata seguita e aveva iniziato sotto l'acqua con i parenti. In effetti, se si considera una funzione a variabile complessa, cioè, sotto l'acqua, in mezzo. Vabbè. Quell'altro divertente, no? Che testa tra le nuvole, che è andato in giro per giorni in università, Heidelberg insegnava, eh? Con i pantaloni strappati e nessuno aveva il coraggio di dirglielo, finché a un certo punto Courant, che è un altro grande matematico, suo assistente, dice, vabbè, l'ha preso, l'ha fatto un giro a discutere in mezzo ai rovi e ha detto, ah, guardi, professore, si è strappato i pantaloni. Ha detto, no, no, sono così da una settimana, ma non se ne è accorto nessuno, ecco. Grazie.
quest'altra bellissima, dice un suo allievo che aveva abbandonato l'università per diventare poeta. Sua risposta mi piace tantissimo, dice. Non sono sorpreso. Non aveva abbastanza immaginazione per diventare un matematico. Ultima, questa è Hilbert, l'università di Gottinga, non Heidelberg, scusa, Göttingen, Gottinga, che era il centro mondiale per lo studio della meccanica quantistica, e non solo. Gödel, ebreo, era lì, assieme ad altri. A un certo punto è intervenuto questa, che ho voluto mettere perché Emmy Noether, che è stata assistente di David Hilbert, una grandissima matematica, tant'è vero che ha dato una mano ad Einstein, perché Einstein non riuscì a risolvere certe cose. Il teorema di Noether è un teorema di fisica che parla sulla conservazione delle quantità. Però l'ho voluta mettere perché c'è anche un aneddoto su Noether. Allora, durante il periodo nazista, chiaramente tutti gli ebrei se ne sono andati, chi volontariamente, chi eccetera, perché dovevano pulire le università. Il ministro dell'istruzione andò da... Allora dice, è vero che il suo istituto ha tanto sofferto perché sono partiti tutti gli ebrei? Signor ministro, non è che ha sofferto, non c'è più l'istituto, era rimasto lui e altri. Emmy Noether, figlia di un matematico, ha studiato matematica, ma non ha potuto inizialmente fare l'università perché era una donna, non poteva. Alla fine la legge è stata soppressa, per cui è andata all'università. Hilbert la voleva come sua assistente, non se ne parli neanche, voleva andargli una cattedra, non se ne parli neanche, è una donna, ed è famosa la battuta di Hilbert che pare che si sia incacchiato brutalmente, dice, insomma, al consiglio dell'università, insomma, questa non è una spiaggia o una cabina dei bagni, è un istituto di matematica, quindi donne, uomini, basta che siano bravi. Ha preso la cattedra, poi è dovuta scappare, emigrata negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. È stato il primo che ha cominciato a fare dei ragionamenti sull'infinito. Questo è il famoso l'albergo di Hilbert, un albergo con infinite stanze, tutte occupate. Voi siete il direttore, arriva una persona. Come fate a dargli una stanza? Io lo dico alla fine. Pensateci. Quello che vi dicevo, Cantor è stato l'altro, perché Cantor è contemporanea, Cantor ha tirato fuori le idee, Hilbert ha cominciato a ragionarci sopra, ma Cantor ha tirato fuori il famoso oltre, e fu il primo che ha cominciato a misurare l'infinito. Veniva preso, non venivano considerati, non dico ridicole, ma non venivano preso sul serio, tant'è vero che lui depresso, eccetera, è morto nell'ospedale psichiatrico della sua università. Introdusse, qua vedete il concetto di numerabilità di un insieme. Un insieme. È facile, sono definizioni facili. Un insieme è numerabile se posso mettere, ricordate l'insieme dei numeri naturali, 1, 2, 3, 4, se posso mettere in relazione gli elementi del mio insieme con gli elementi del numeri naturali. Rapporto biunivoco, numeri naturali, questo è il mio insieme. Se esiste questo, dico che l'insieme è numerabile. Definisco poi cardinalità, un parolone, ma il numero di elementi contenuti nel mio insieme. Se il mio insieme è questo,
La cardinalità è 2, ci sono due libri. Le due definizioni sono valide anche per sistemi infiniti. 5 minuti è finito. Quindi, dice, la cardinalità dei numeri naturali è il numero di elementi contenuto nei numeri naturali. Adesso diremo quanti sono infiniti. Beh, io dico che la cardinalità, io, Cantor dice, la cardinalità dell'insieme dei numeri naturali la chiamo la cardinalità del numerabile, numerabile 1, 2, 3, 4, e lo considero un numero. Allora, numeri arabi, cioè numeri latini, le lettere latine erano inflazionate, le lettere greche si usavano già per tutto, poi Cantor era anche un po' un mistico, eccetera, per cui è risolto, si è rivolto all'alfabeto ebraico. Quindi ha preso la A dell'alfabeto ebraico. Quindi l'insieme dei numeri naturali è un numero che chiamo Aleph 0. Quindi Aleph 0 è il più piccolo, ci sarà un Aleph 1, un Aleph 2, un Aleph 3, eccetera. Questi numeri si dicono numeri cardinali transfiniti. Quindi sta lavorando con l'infinito. Allora, abbiamo parlato, ricordate, i numeri naturali. Numeri interi, Z. Sono numerabili? Sì, Cantor l'ha dimostrato. Parto da qua, 1, 2, 3, 4. Li sto numerando, non è che il 4 deve corrispondere al 4, Attenzione, non è che quando le pietre, prendo la pietra numero 1, è la pietra numero 1. Quindi 1, 2, 3, 4. 5 e vado avanti. Per cui i numeri naturali, adesso vi faccio la domanda, quindi numeri naturali 1, 2, 3, 4, 5 e i numeri pari 2, 4, 6, 8 sono numeri pari, sono un sottoinsieme dei numeri naturali. Sono di più i numeri naturali o i numeri pari? Uno dice 1, 2, 3, 4, 5, questi sono i primi 5 naturali, quanti sono i numeri pari? Sono solo 2, dice, ce ne sono di meno. E non è così. Lui ha dimostrato, ripetete, metto in corrispondenza, questi sono i numeri naturali, quindi 0 con 0, 1 con il doppio, eccoli qua i numeri pari. Quindi ogni numero naturale corrisponde a un numero pari. Quindi hanno la stessa cardinalità. Anche, e qua cominciavo, poi un sottoinsieme ha la stessa cardinalità di un insieme che lo contiene. Parliamo di infiniti. Hanno la stessa cardinalità Aleph 0. Quindi, insieme dei numeri naturali a cardinalità Aleph 0, ma quello per definizione, perché sono quelli messi in corrispondenza. Numeri interi, l'abbiamo visto prima, la spirale, ha la stessa cardinalità. Passiamo ai numeri razionali, sono tutte quelle con le frazioni. E lui dice, quanti sono? È riuscito a dimostrare, e pare che lo abbia detto, lo vedo ma non ci credo, che hanno la stessa cardinalità dei numeri naturali. La dimostrazione è semplice, anche se i concetti sono complicati. Ma allora, tabella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Divido ogni riga per i numeri naturali, quindi prendo questa, divido per 1, per 2, per 3, per 4, per 5, per 1, per 2, per 3, per 4 e 5, ok? Ho una tabella infinita che contiene tutti i possibili numeri razionali. Ci sono tutti, sono tutte le frazioni possibili e immaginabili. Quello che ha fatto
metodo di diagonalizzazione, comincio a contarli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelli in rosso potete fare, anche lui diceva, quelli in rosso segnati in rosso perché sono numeri ripetuti. 2 diviso 2 è come 1, 2 quarti è un mezzo, c'è già qua. Potete lasciarli o potete toglierli, non importa. Comunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vi conto, hanno la stessa cardinalità dei numeri naturali. Lui stesso ha detto, lo vedo ma non ci credo. Risultato fondamentale, tant'è vero che questo è il monumento che gli hanno fatto ad Halle. Canto, vedete, questo è il disegno della diagonalizzazione che aveva fatto. Gliel'hanno dedicato. Che la frase, l'essenza della matematica risiede nella sua libertà. Potete fare quel che volete, a patto di... Beh, ha visto i numeri interi, razionali, reali, e dopo... Insieme dei numeri reali. Beh, è riuscita a dimostrare che... Prendiamo un pezzettino dei numeri reali. C'è dentro di tutto. Trascendenti, irrazionali, eccetera. Il numero non è numerabile. Ci sono due modi. Uno dico, il primo è lo zero. Il numero dopo qual è? 0,1? No. 0,01? No, perché posso scrivere 0,00, posso sempre trovarne uno più piccolo. Lui ha dato una dimostrazione più rigorosa. Ve la faccio, è semplice, sembra complicato. Dice, io costruì, assurdo, dico che i numeri razionali sono numerabili, li posso contare. Per cui ci sarà il primo numero che sarà 0, lasciate perdere, ma... le varie cifre dopo la virgola, quindi sarà a 1, 1, a 2, sono numeri, eccetera. Però li ho messi tutti. Ho detto, ho scritto tutti i numeri razionali possibili e immaginabili. Beh, dice, no, perché io, canto, posso trovare un numero, ha messo la B per non confondere, che non è qua dentro. Come faccio? Ma banale. Prendo 0, poi il primo numero è diverso da questo, dal primo numero di questo. La seconda cifra è diversa da questo, la terza è diversa da questa, la quarta è diversa da questa. Quindi quel numero non sarà mai, non è il primo, perché è diverso dalla prima cifra. Non sarà il 25esimo, perché la 25esima cifra è diversa, quindi questo numero non è incluso, è un numero che non è nell'elenco dei numeri che ho messo. Quindi l'ipotesi di partenza è falsa. Quindi il numero 0, è compreso, però non includi, quindi il sistema non è numerabile. Quindi, cosa gli ha detto? Aleph 0? No, allora la cardinalità la chiamo Aleph 1, ha calcolato, ve la risparmio, che Aleph 1 è 2 elevato a, ve la risparmio ma salta fuori dall'insiemistica, anche quella è nel monumento, se non ci avete fatto caso. Invece di Aleph 1 vedete C, che è il continuo, cardinale continuo, ecco. Bene. Aleph 0, Aleph 1. C'è qualcosa in mezzo? C'è qualche numero cardinale tra Aleph 0 e Aleph 1? Cantor ha tentato, ha detto no, però non è riuscito a dimostrarlo. E qua, ricordate Hilbert, Donnaiolo, eccetera, che all'inizio del Novecento il congresso ha enunciato 23 problemi che non erano ancora stati risolti nel Novecento. Ce ne sono ancora
Una è l'ipotesi di Riemann, se la risolvete avete $1.000.000 dal CREI Institute, eccetera. Ce ne sono un paio che sono ancora irrisolti, tutti €1.000.000. Aveva enunciato 23 problemi. Il primo problema era l'ipotesi del continuo. Esiste una. Ha tentato finché è arrivato il famoso Gödel, ve l'ho già detto, che ha dato una dimostrazione dicendo: attenzione, l'ipotesi del continuo non può essere dimostrata falsa. Paul Cohen ha dimostrato pochi anni dopo che l'ipotesi del continuo non può essere dimostrata vera. Non che non è vera, no, l'altro non è che non è falsa. Non posso dimostrare che è falso. Non posso dimostrare che è vera. Gödel, non so se avete sentito nominare il teorema di incompletezza di Gödel, per cui io mi costruisco una struttura matematica solida, eccetera. Bene, Gödel dice: all'interno della tua struttura ci sarà sempre, e lo dimostra, dimostrazione di Gödel si riesce a leggere, ci sarà sempre qualcosa che non è dimostrabile. Postulato delle parallele. Euclide, parliamo di 2000 e passa anni fa. Cosa dice il teorema di Euclide? Il teorema di Euclide lo si enuncia in tanti modi, ma dato una parallela, una retta e un punto esterno alla retta, dice: per questo punto passa una e una sola retta parallela alla retta data. Una ne passa. La sua enunciazione è leggermente diversa, ma non basa su quelle, ma non importa. Questo è l'enunziato che si impara a scuola, è anche più facile. Dimostriamolo. Ci ha messo 2000 anni. E la. Per tirare una retta parallela. Non per tirarla, non ti dice come disegnarla. Guardi binari, guardi binari. Ecco. Cioè, per Ma infatti in matematica si dimostrare. dice che si incontrano all'infinito. Ci ha messo 2000 anni e hanno trovato la soluzione. La soluzione è che l'ipotesi non è dimostrabile, non esiste una dimostrazione all'ipotesi del quinto postulato di Euclide. Non c'è. Perché la posso negare e costruisco la geometria di Lobacevski, la geometria sugli ellissoidi, la posso affermare. E costruisco la geometria di Riemann, quelle sulle superfici curve. In uno non esistono rette parallele, nell'altro ne esistono infinite. Quindi, comunque, la dimostrazione è: si può dimostrare che non è dimostrabile. Quindi, stessa cosa. Quindi, tra l'F0 e l'F1 c'è qualcosa? Non lo sappiamo perché non possiamo dimostrarlo. Per dirvi, questo tizio, che non so neanche chi sia, no? Un amico di Cantor, che disse che il lavoro di Cantor, perché non era considerato all'epoca, adesso sì, anzi, il lavoro di Cantor è arrivato 100 anni prima, troppo presto. E sempre Hilbert dirà: aus dem Paradies, das Cantus geschaffen, eccetera. Nessuno può cacciarci dal paradiso che Cantor ha creato per noi. Quindi Cantor è attualmente, con la sua matematica dei trasfiniti, fondamentale, è il settore degli infiniti, dell'insiemistica, ricco, profondo, Nicchi prima di tutto. Ho una notizia di gossip di questo qua, adesso non lo dico. Matematico, si dice, anche se non sembrerebbe vero, ma si dice che Nobel, svedese anche questo, Nobel non ha istituito il premio della matematica,
L'ipotesi ufficiale è perché la matematica è troppo astratta. Il premio Nobel va dato solo a chi ha cose pratiche. Questo diceva Nobel, poi voglio vedere sul bosone di X. Vabbè, comunque. Questo è la cosa ufficiale. Invece i maligni dicono no, non ha dato il premio di matematica perché il primo anno che istituivano il premio Nobel l'hanno fatto per la matematica, l'avrebbe vinto questo Lefter che ha costruito tutta la matematica sugli integrali ellittici eccetera. Però dice no, mi hai trombato la mia amante e quindi via. La matematica via, via. Quindi questa è loro cardinalità del esatto. Finito. Bravo. La storia continua, però dice non alla mia, quindi dice no, finiamo qua, no, si va oltre, teoria dei gruppi, Évariste Galois, quel matematico francese che vi dicevo, le matrici, i quaternioni, i numeri ipercomplessi, la teoria delle stringhe, la teoria dei twistor, eccetera, quindi chi più ne ha ne metta. Allora, alla domanda, matematica, inventata o scoperta? Posta è nell'una o nell'altra, è un po' come la musica, inventata o scoperta? La musica esisteva già, gli uccelli, il fruscio del vento, però gli strumenti li ha costruiti l'uomo. Quindi la musica c'era già, ma gli strumenti. La religione, stessa cosa, esistevano già i fenomeni, tutto basato su chissà perché il Dio Sole, quello che ci dà tutto, ma il culto e le tradizioni è una creazione, linguaggio, cioè gli animali emettevano linguaggio, ma le regole, l'infinito è tutto creato, quindi tutte e due. Alcune cose ci sono già, ma i numeri transfiniti, se non arrivava Cantor, quindi sono attività umane così profonde, sono a metà tra. Quindi una risposta obiettivamente, a volte sembra una scoperta, altre volte sembra inventata. È lì di mezzo. Qua? Qualcuno l'ha risolto? Non è possibile. Sì che c'è. No, c'è. Pigliati la stanza libera. C'è. Pigliati la prima stanza libera che trovi. Ma qual è? Ripeti cosa avevi detto prima. Sarà un cavolo di Ma l'albergo ha infinite stanze e sono tutte occupate. Ma è una contraddizione. No. Perché? Se sono tutte occupate, nessuna è libera. Ma io il direttore dell'albergo trova la stanza libera. Come fa? Questo è il paradosso dell'infinito tirato fuori per far capire i paradossi sull'infinito. Come vi ho detto, numeri naturali, numeri pari sono una parte, ma hanno lo stesso numero di elementi. Arriva l'ospite. Cosa faccio? Prendo l'ospite della prima stanza, gli dico vai sulla seconda. La seconda, terza, eccetera, e all'infinito. E la prima è libera. La prima è libera. È infinito. Ho capito. Arriva il secondo ospite. Sarà un problema. Infinito. Quando sarà libera la stanza? Pensa che casino. No, subito. Tutti gli infiniti che sì, esatto. Magari allora, quello della prima stanza che è notoriamente no. Io non vado nella stanza sicura. Chissà cosa ci ha fatto. Poi non ha il letto orientato. No, io non ci vado. Per allora... i matematici quello è un problema al contorno. Sì. Pensa alla cameriera. Esatto, ma saranno infinite anche le cameriere. Ho liberato la camera 1, metto dentro l'ospite. E se gli ospiti sono infiniti? Il trucchetto è lo stesso. Prendo l'1, lo metto il 2, il 2 nel 4. Libero tutte le stanze dispari. Quindi per la cosa là della cardinalità sono esatto. Le dispari sono libere perché nell'1 l'ho messo nel 2, il 2 nel 4, il 3 nel 6. Le dispari sono libere. La chiave della stanza. Deve essere distribuita. Senza maniglie. Per cui riesco a mettere infiniti
ospiti in un albergo che ha infinite stanze, tutte occupate. Quindi quando si ragiona sugli infiniti, effettivamente capisce che quell'altro poi è morto in manicomio. Grazie. Viva la matematica. Vi avevo detto... No, no, beh, sono tre slide. Vi avevo detto che vi risparmiavo numeri complessi, potenze, eccetera. Poi non è resistito, ve le butto lì. Vi avevo detto, vi risparmio. Questo, usando questo artificio, posso calcolare le potenze e le radici dei numeri complessi. Ci sono. Basta, morta lì. Equazione di quanto grado. Avevo detto, la soluzione c'è. Fatta dagli italiani. Eccola qua. Questa è solo la soluzione. Dice, è semplice. Col cacchio che è semplice. Perché A, B... sono questi coefficienti, ma vedete che esiste Q, P, S, P è questo, S è questo, Q è questo, che a sua volta contiene delta, che contiene quindi... Ma quando vado ad essere lungo uso questo... sì, col carrello. Sì, sì. Quindi, ho detto lì, esiste, più a oltre non si può andare. Basta. Che bello. Bello. Ecco, era l'ultima. Ah, no, non è l'ultima, nel senso che se avete domande, io torno comunque. No, perché stai registrando, forse. Finisco qua. Interrompo. Sì.